Buonasera. Ditemi. Giorgia Meloni a Grosseto, una piazza gremita per quale risultato? Beh, intanto la conferma di Anton Francesco Vivarelli Colonna, sindaco uscente, che mi pare abbia fatto un ottimo lavoro anche grazie al contributo di Fratelli d'Italia. Mi pare che i nostri assessori in giunta anche abbiano lavorato molto bene sui loro temi, dai temi insomma dell'urbanistica, all'ambiente, sullo sport. È un'amministrazione che è stata vicina alle categorie produttive, soprattutto a quelle che erano state massacrate dal governo, che ha dato risposte su temi importanti come le tasse, penso alla vicenda della Tari, sulla raccolta differenziata, quindi a tutela dell'ambiente. Un'amministrazione che merita di essere riconfermata e chiaramente speriamo in una crescita di Fratelli d'Italia rispetto all'ultimo risultato. Le nostre piazze sono piene su tutto il territorio nazionale, devo dire, in questa campagna elettorale. Probabilmente insomma la affidabilità che Fratelli d'Italia ha dimostrato in questi anni comincia a pagare, non aver preso delle scorciatoie, non aver fatto il percorso più lungo, forse più difficile, però sta tornando in termini di credibilità e di consenso attorno al nostro progetto. In Toscana che risultati si aspetta? Guardi, in Toscana mi aspetto che il centrodestra chiaramente confermi la sua amministrazione e mi aspetto anche che si possa rompere qualche altro tabù, come è accaduto negli ultimi anni, dove abbiamo dimostrato non solo che le roccaforti non esistono più, ma anche che poi quando arriva al governo un centrodestra meno abituato a vincere, si spende meglio, perché il problema della sinistra in molti di questi territori è che quando sei troppo abituato a vincere alla fine smetti di governare, ti limiti a gestire il potere. Quello che abbiamo visto è la ragione per la quale poi la sinistra è stata punita, però sono contenta che aver scelto l'alternativa poi abbia premiato i cittadini nei risultati, perché poi quello conta, non basta vincere se non si sa governare bene, però mi pare che dove governiamo lo facciamo ottimamente. Adesso la parola a lei, a Giorgia Meloni! Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Grande sindaco, ho temuto che non ce la facessi ad arrivare alla fine, tanto eri fantastico. E vabbè, che devo dire, Maremma che piazza, come si direbbe dalle parti vostre. Davvero grazie per essere qui stasera, grazie per queste bandiere che sventolano, grazie per questa presenza e per questo entusiasmo che, confesso, stiamo trovando per tutta Italia. In tutta Italia in queste settimane le piazze di Fratelli d'Italia sono state gremite di gente, è per noi una grande soddisfazione, è una carica immensa, perché chiaramente la stanchezza a un certo punto si fa sentire. Non è facile correre da una parte all'altra del territorio nazionale, rimanere sempre lucidi, rimanere sempre presenti a se stessi e intanto fare mille altre cose. Però poi si arriva in una piazza come questa e il vostro entusiasmo, è davvero benzina per noi. Per cui grazie per esservi presi del tempo per essere qui oggi. Però io so anche che se in così tanti venite ad ascoltarci è perché potete essere fieri dell'amministrazione che a Grosseto è stata in questi anni rappresentata dal centrodestra e da Vivarelli Colonna. Vuol dire che voi siete consapevoli di un lavoro che in questi anni è stato fatto, che ha dato a questa città obiettivamente una nuova spinta, dalle varianti urbanistiche sulle quali si è lavorato, i fondi che l'amministrazione Vivarelli Colonna è stata in grado di attrarre, 9 milioni per le periferie, 15 milioni che diventeranno più di 50 con i privati, sono preparata Anton, sono una ragazza che studia, che diventeranno più di 50 con l'aiuto dei privati. E poi la prima amministrazione, una delle primissime ad aiutare alcune tra le categorie più colpite dall'epoca del Covid, anche grazie alle scelte che il governo ha fatto, ristoratori, baristi, pizzerie, persone alle quali è stato consentito di ampliare i propri spazi anche all'esterno senza che dovessero per questo pagare l'amministrazione. Il lavoro che è stato fatto sull'ambiente, perché c'è un ambientalismo ideologico e c'è invece una ecologia conservatrice che crede che l'ambiente vada tutelato e difeso ma debba convivere con l'uomo. E quindi il lavoro che è stato fatto sulla differenziata, il lavoro che è stato fatto per abbassare la Tari, i parchi, insomma, voi lo sapete che si è lavorato bene. Se siete qui oggi, siete qui per riconfermare Anton Francesco Vivarelli Colonna. Quello che vi chiedo io è di farlo al primo turno.
perché quest'uomo è stanco. Non gli fate fare altre 2 settimane di campagna elettorale, tanto il risultato più o meno dovrebbe essere quello. E poi so che se siete qui e con orgoglio prendete la bandiera di Fratelli d'Italia, la venite a sventolare in piazza, è perché oggi si può dire: io sono fiero di essere di Fratelli d'Italia, io sono fiero di appartenere a un partito che non ha voltato la faccia ai cittadini, che non crede che le istituzioni gli appartengano, che ha mantenuto sempre il vincolo tra rappresentante e rappresentato, perché il vincolo tra rappresentante e rappresentato è il sale della democrazia. Non vi fate prendere in giro da chi vi dice che la democrazia parlamentare significa: mi prendo il tuo voto, poi vado nel palazzo e ci faccio quello che mi pare. E tu muto. La democrazia parlamentare non funziona così. Io vengo in piazza, chiedo il vostro consenso, lo faccio su una visione del mondo. Se poi non mantengo quella visione del mondo, ci dovete pensare prima di votare, è chiaro? E io credo che questo elemento che ha caratterizzato il lavoro di Fratelli d'Italia sia la ragione per la quale oggi Fratelli d'Italia viene seguita da tanta gente, non per un fatto di coerenza. La coerenza è un prerequisito della politica, sei coerente banalmente se ci credi, per un fatto di serietà, di affidabilità. Voi non firmereste un altro contratto con qualcuno che non ha mantenuto fede a quel contratto. Credo che anche la politica debba valere così. Per cui io sono contenta che ci sia tanta gente fiera di sostenere e votare Fratelli d'Italia, e credo che questo orgoglio non sia da tutti, oggettivamente. Pensate chi oggi deve dire: io sono del PD.